Presidente Cuscito, il primo internazionale pugliesi del mondo giunge alla 13ª edizione, una grande soddisfazione per voi? Beh, senz'altro è una bella soddisfazione dopo un anno intenso di lavoro per portare a termine questo bel evento. Poi lo facciamo anche in una città in cui si è, diciamo, cercato in tutti i modi in questi anni di essere presente in questa manifestazione. Quest'anno finalmente ce l'abbiamo fatto, siamo riusciti, diciamo, a tenere contenta questa comunità e con l'amministrazione comunale, insomma, ecco. Peraltro abbiamo portato qui anche due eccellenze canosine come la Banfi, Rosana Banfi, nostra testimonial socia onoraria che è stata premiata tanti anni fa, e Linus, che tutti ben conosciamo, che erano in attesa, la comunità era in attesa dell'arrivo di Linus. Ben 18 i premiati, tante personalità di spicco si notano nell'elenco dei premiati per l'appunto. Sì, di spicco senz'altro, certo, noi non è che badiamo soltanto all'eccellenza, al grande personaggio, noi badiamo anche al, diciamo, a quello che ha fatto o che fa o che ha dato alla Puglia. Non peraltro tra i premiati noi vediamo per esempio anche Don Antonio Coluccia, che non è un personaggio di grande spicco ma è una personalità molto conosciuta che lotta contro la mafia, non peraltro che purtroppo è costretta a 24 ore su 24 essere scortato da ben 5 persone, diciamo 5 agenti, insomma, ecco.